Edoardo Tavassi, la dimenticanza non passa inosservata. Tensione alle stelle tra i concorrenti rimasti in gioco nella casa del GF VIP 7. Il motivo della dimenticanza di Edoardo Tavassi è da ricondurre a questo? Non è chiaro, ma resta certo che ad accompagnare la vicenda sono state accese polemiche tra i fan, in particolare quelli di Nikita Pelizzon. Edoardo Tavassi dimentica di citare Nikita Pelizzon. Una splendida idea quella dei GFini che stanno per raggiungere il tanto atteso traguardo al GF VIP 7. Nello specifico i concorrenti rimasti in gioco hanno ben pensato di scrivere una canzone di proprio pugno per immortalare i ricordi più belli che hanno caratterizzato la loro esperienza televisiva davanti alle telecamere del reality show di Alfonso Signorini. Edoardo Tavassi dimentica di citare Nikita Pelizzon. Non l'ho detto. Scoppia la polemica tra i fan. Meritevole. Non c'è che dire. Peccato però che Edoardo Tavassi non ha citato Nikita Pelizzon. Il GFino ha iniziato a buttar giù qualche idea sul ritornello, per poi procedere alla divisione in parti del brano, affidato a ciascun membro del gruppo di inquilini. L'entusiasmo per l'iniziativa non si contiene, ma la dimenticanza è saltata allo scoperto durante una chiacchierata in cucina tra Oriana, Jaele e Nicole. Fatti i nomi di tutti, ad eccezione di Nikita. Edoardo Tavassi ha preso la parola. Questo è il GF VIP 7 2023. Jaele, Nicole, Oriana, Albi, Milena. Nel mentre la fidanzata ha sottolineato Nikita, e subito Edoardo Tavassi in evidente imbarazzo. Nikita non l'ho detto. La dimenticanza di Edoardo Tavassi che ha seguito la stesura dei testi per alcuni utenti è apparsa come un dettaglio su cui scherzare, ma per altri come una mera strategia, fatta di proposito, intona qualche utente. E ancora. Ma guarda un po', proprio il nome di Nikita si è dimenticato. Dai che lunedì esci e ti trovi in una fatica seria. Ma è bene precisare la buona fede del GFino che non appena accortosi dell'errore ha subito proposto di rimediare per tempo citando ovviamente anche il nome della coinquilina. E a dire il vero. Di recente Fabrizio Corona ha deciso di intervenire sul reality show rivelando chi secondo lui potrebbe vincere l'attuale edizione del reality. A vincere sarà Edoardo Tavassi e un perché c'è. Non è che dietro ci sia un complotto. È perché ha un metodo di come funzionano i social media. Vincerà lui, Edoardo Tavassi.